padre Giancarlo, una curiosità. Lei, da quando è diventato vescovo qui a Campobasso, è rimasto subito colpito da Fra Immacolato Brienza. Perché? Chi gliene ha parlato la prima volta? Nessuno. Io sono entrato e in episcopio allora c'era una grande immagine, una specie di poster di quest'uomo come di solito lo vediamo, sorridente sul letto, con quella frase che soffrire è di più di ogni altra cosa, perché si soffre per amore di Gesù. Beh, immaginatevi uno che arriva con non poca fatica interiore. Io l'ho ammesso mille volte, oggi è diverso, dopo 14 anni, ma quando arrivai quella sera rimasi colpito che la prima frase che io vedessi fu una frase della sofferenza. E non fu a caso, perché mi permise di capire che quanto io vivevo, pur nella sofferenza, non era un amputare un piede o tagliare un albero, ma era un potare una vita per farla rifiorire diversamente. E così è avvenuta. Così l'ho sempre sentito Fra Immacolato, un uomo straordinariamente immenso, ma anche tremendamente vicino alla realtà di tutti i giorni. Lei ha elencato tre significati che l'operato di Fra Immacolato ci ha regalato. Lei ha incardinato in tre punti l'essenza della spiritualità e dell'importanza per un credente di Fra Immacolato Brienza e che hanno portato alla sua venerabilità. Il primo è l'accettazione della malattia. Questa è la grande cosa che lui ci lascia. Ha fatto fatica anche lui. A 16 anni, non a 50, vedersi bloccato in un letto con un dolore lancinante, giorno e notte, davanti al mistero di questa sofferenza che nessuno riusciva a spiegare. Pensate che siamo nel 38, quindi non oggi, con mille aiuti della sanità. Quindi un momento anche drammatico dal punto di vista delle conoscenze mediche, in un tempo vicino alla guerra, con tutti i fatti tremendi che abbiamo vissuto anche a Campobasso. Ebbene, lui ha saputo vivere questa esperienza, l'ha trasformata in alcuni passaggi. Il primo passaggio è l'accettazione del mistero della sua sofferenza, che è diventata sorriso un po' alla volta, come vi ha detto anche la sorella. La seconda cosa è capire che poteva diventare lo stesso consacrato, cambiando il nome da Fra Aldo da Aldo in Fra Immacolato. E ha donato la sua sofferenza per diventare realmente un frate. Questo è quindi il secondo punto, l'offerta della malattia. Sì, ma fa parte sempre del mistero dell'offerta. You always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look. You know just where to look. Have a heart of gold, and I look forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Oh, I'll be old. L'accettazione della malattia, l'offerta della malattia e infine la famiglia, i tre punti Ecco, che lei ha sì. elencato. Sì, ecco, il secondo è già l'offerta. L'offerta è doppiamente grande perché lui ha capito che la sua sofferenza non poteva restare vuota o solo subita, ma doveva essere donata. Perché quando una sofferenza è donata, gli dai uno scopo, le lacrime hanno un significato, chi te le asciuga è la mano di Dio che ti viene vicino, la più grande sofferenza acquista una dimensione che noi diciamo oblativa. Cioè donata, e una volta donata la sofferenza è redenta. E lui l'ha donata per due scopi: l'essere consacrato come frate
E poi ha chiesto di diventare sacerdote. Ma qui bisognerebbe consultare un po' di più i testi. Fu difficile riconoscerlo prete. La chiesa locale si divise in due partiti. Prevalse quella della non accettazione e quindi non fu accolto la domanda di essere, lui avrebbe voluto veramente diventare prete e avrebbe celebrato l'Eucaristia qui, in questo luogo. Però, che ha fatto? Poiché non ha avuto il permesso, per tante ragioni locali, a diventare prete, lui ha detto, va bene, non potrò offrire la vittima a Cristo Gesù, ma mi offrirò io vittima per Gesù. Ed è diventato vittima per i sacerdoti in particolare, per i consacrati, le suore e per le famiglie. Sarà il terzo punto. La famiglia, infatti. Perché vittima oggi è importante? Come abbiamo messo sul manifesto, sembra quasi la risposta positiva al dramma che vive l'Ucraina. Lì le bombe, i tunnel, i bunker sotto le case o nella grande acciaieria sotto in quei cunicoli che Putin, disprezzando, ha chiamato le catacombe, no? Lì ci sono tanti che muoiono vittime della violenza. Invece lui si è offerto vittima. Ed è questo il messaggio. Noi non dobbiamo fare delle vittime, ma dobbiamo farci vittime d'amore. Non vittime di violenza, ma vittime d'amore. Non fare vittime, ma farci vittime. Questo è il messaggio straordinario. E poi c'è questo terzo punto che le ha consigliato la famiglia che è stata sempre a fianco a Fra Immacolato e che lui ha valorizzato ancora di più nella sua sofferenza. Voi avete parlato con Lucia, avete capito lo spessore certo. Umano di lei e come lei abbia saputo dare sorriso, significato, speranza al fratello, che anche lui aveva i giorni bui e le crisi, come appaiono dalle lettere. Le tentazioni, perché il diavolo qui dentro è passato tante volte per tentare Fra Immacolato. E ora sentirlo dire che ha saputo, come ha detto lei poco fa, valorizzare addirittura la realtà degli altri e nella sua beatificazione futura, ci auguriamo, comunque venerabilità, sono beate le sorelle, beata la famiglia, beata la mamma e il papà, beati i nipoti che venivano qui a giocare con lui. Ci è stato raccontato. E che hanno fatto di questa casa una casa di cielo, una casa bella, una casa come tutte le altre case, però in una realtà dove il loro giocare e il loro scherzare con il fratello, con lo zio, era diventato un momento straordinario di meraviglia e di stupore.